stabilire se il seguente integrale è convergente, integrale fra 1 più infinito di al numeratore x che moltiplica radice quadrata di x quadro più 1, tutto fratto x alla quarta più x quadro più 1 di x, e in caso affermativo calcolarne il valore. Ciao a tutti e buon sabato, ben ritrovati. Mattia da Lecce, immagino, mi invia questo direi non difficile esercizio, mentre stanno, non so cosa è successo, mi scrive, si era dimenticato, state migliorando, però mandatemi sempre l'esercizio con le informazioni. A proposito di informazioni, mi dice che l'esercizio viene dalla facoltà di ingegneria dell'informazione di Lecce, Unisalento. È il primo appello di Analisi 1. Ne approfitto, colgo l'occasione per salutare con grande affetto tutti gli amici pugliesi, perché sono sempre molto affettuosi nei miei confronti e li ringrazio. È la prima volta che nelle risposte del sabato mi sembra, forse, non sbagliarmi, risolvo un esercizio tratto dalla facoltà di ingegneria di Lecce, la Unisalento. Dunque, questo è l'intervallo di prova. Ci fanno due domande, no, non mi sbagliavo dal rumore, ci fanno due domande. Studiare la convergenza e in caso affermativo calcolarne. Caso affermativo vuol dire se è convergente calcolarne il valore. Adesso non so se Mattia mi ha scritto nella prima mail, per la verità, vediamo di leggerla, vediamo se questa volta la trovo. Mi ha scritto, dunque, salve Ingegner Cerroni, le scrivo per avere qualche dritta su questa integrale, non so proprio che fare. Beh, Mattia, quello che ci chiedono andiamo a fare. Studiamo subito la convergenza. Come si fa? Studiamo l'insieme di continuità della nostra funzione integranda, che in questo caso è, direi, capite, tutto R. Quindi possiamo dire subito che la funzione è di classe C0 e continua nell'intervallo 1 incluso, perché 1 non è un punto singolare, non è un punto in cui la funzione non è definita, più infinito. Quindi l'unico problema è estremo destro, questo. Molti mi hanno scritto, una volta un ragazzo mi ha scritto, non si può dire, il mio docente mi ha bocciato perché ho detto intorno di più infinito, ma non lo dico io, lo dicono anche i testi, però come al solito, non so se state seguendo il lungo capitolo sulle equazioni differenziali, no? Parlando di talebani, c'è il dottor Fioravante Patrone, il più grande talebano di tutti, sto scherzando. Un abbraccio anche al dottor Patrone. Questo docente che ha bocciato quel ragazzo perché ha detto intorno di infinito sarebbe da mettere in croce, perché non si può bocciare una persona che è intorno di infinito. Parliamo di talebani, quindi diciamo estremo destro. Dobbiamo studiare il comportamento di quella funzione integrata nell'intorno di più infinito. E lo dicono i libri, non è che lo dico io, ragazzi. Ma cos'è l'intorno di più infinito? Cos'è l'intorno di più infinito? Cosa vuol dire? L'intorno di più infinito si dice così, non è che lo dicono i testi, sono questi matematici. I matematici si fanno le cose e poi se le. I matematici creano le cose e poi se le contestano. Adesso qualche matematico mi ammazzerà. L'intorno di più infinito. Allora, quando Einstein è più infinito, come si comporta la funzione? Dunque, il limite, se andiamo a fare quel limite, il limite si presenterebbe nella forma. Andiamo a fare il segno di asintotico, no? Andiamo a fare un po' di. In generale, se andassimo a fare il limite, quando x è più di f di x, si prenderebbe una forma del tipo infinito su infinito. Ma avendo delle somme, solita regola della gerarchia, raccogliamo forzatamente gli infiniti prevalenti presenti al numeratore e al denominatore, quindi si potrebbe scrivere come limite per x che tende a più infinito di x che moltiplica la radice quadrata di x quadro per 1 più o piccolo di 1, se utilizziamo l'algebra dello piccolo, in quanto raccogliendo di squadra sarebbe 1 più 1 su x quadro, 1 su x quadro è 1 piccolo di 1, è un infinitesimo di ordine 2, fratto, raccogliamo forzatamente x alla quarta, abbiamo un 1 più o piccolo di 1 anche qua, perché abbiamo che 2x quadro su x quarto è un 2 su x quadro, un altro infinitesimo di ordine 2, quindi 1 piccolo di 1, 1 su x alla quarta è un altro infinitesimo di ordine 4, un altro piccolo di 1. Quindi questo diventa limite per x che tende a più infinito di 1 più 0 o piccolo di 1 non 0, quindi 1 più 0 o 1, 1 più 0 1 viene un radice di x quadro che è un modulo di x, attenzione, ma ovviamente trattandosi di x tendente a più infinito è x, per x fa x quadro, abbiamo un x quadro su x quarto, ovvero in pratica un 1 su x quadro e quindi f di x è 1 su x quadro. Dunque, 1 su x quadro è una tipica funzione confronto, se utilizziamo il criterio del confronto asintotico. Possiamo dire allora a questo punto che
l'integrale fra 1 e più infinito di 1 su x quadro è sicuramente un integrale convergente. Dice, ma perché? Beh, perché lo dice il teorema, preannuncio che finita la lunga playlist sull'equazione differenziale, ma cosa farà? Andrò a fare una nuova playlist riguardante gli integrali impropri. Sarà sia per le scuole, quindi la rifarò quella playlist, come ho fatto quella per equazioni differenziali. Non mi scrivete, ma cancellavo tutto qua. Cancellerò i vecchi video, no? Ragazzi, mi scrivete. Tossisci, no? Tossisci, sono video, l'audio fa schifo, il video fa schifo. Li cancello, li metto nuovi e vi lamentate perché tocco quelli vecchi. Ma non siete mai contenti, no? Per pazienza. Farò una nuova playlist sull'integrale impropri e la sommabilità di funzioni, argomento di analisi 2. Quindi sarà bella lunghetta di quella. Vi dicevo, l'integrale fra 1 più infinito di 1 fratto x quadro di x è chiaramente un integrale completo, perché la primitiva di 1 su x quadro è meno 1 su x. Quindi meno 1 su x lo comprendiamo fra 1 più infinito, o meglio, andiamo a fare il limite per p che tende a più infinito di meno 1 su x, che comprendiamo fra 1 e p, meglio scriverlo così, il che vuol dire che applicando il teorema fondamentale del calcolo integrale, guardate, abbiamo effettivamente un 1, che sarebbe meno 1 su p, meno meno 1 su 1, quindi 1, meno il limite quando p tende a più infinito di 1 fratto p. Ma questo è 1 meno 1 fratto infinito, ovvero 1 fratto infinito 0, 1 meno 0 è 1. Viene 1 l'integrale fra 1 più infinito di 1 su x quadro, e pertanto, visto che quell'integrale lì si comporta asintotico all'integrale fra 1 più infinito di 1 su x quadro, invece, caro Mattia, se converge questo per il criterio di conformo asintotico, converge anche l'integrale di partenza. Converge perché l'esponente della x è 2, un numero maggiore di 1, per il criterio delle funzioni di confronto associate a funzioni nell'intorno di infinito. E lì parla quel teorema, parla di intorno di infinito, quindi non me lo sto inventando io. Converge anche il nostro, converge in senso improprio anche il nostro integrale di partenza, e quindi possiamo affermare che quell'integrale verrà un numero finito, converge. Vediamo a verificarlo in maniera pratica. Ci chiede questo il testo, quindi ci chiede il doppio calcolo. L'integrale è molto facile, probabilmente Mattia magari ha trovato difficoltà, immagino, sulla risoluzione dell'integrale. Ha pensato sostituzioni, galatte, no, assolutamente. Quello, ragazzi, è un integrale immediato. Come immediato? È immediato, sì, cari miei, certo che è immediato. Perché? Dunque, basterà semplicemente accorgersi che, allora, sopra riscriviamo x radice di x quadro più 1. Quante volte vi ho detto, ragazzi, controlliamo sempre che l'integrale non sia immediato. Chi è il denominatore? È lo sviluppo del quadrato di un binomio, di x quadro più 1 al quadrato. Allora basta applicare una facile proprietà delle potenze, cioè scrivere l'integrale fra 1 più infinito di x, che moltiplica x quadro più 1 al 1 mezzo meno 2 di x. 1 mezzo, x quadro più 1 sotto radice, come scrivere x quadro più 1 al 1 mezzo, 1 mezzo meno 2, 2 è l'esponente di quello di sotto, 1 mezzo meno 2 è 1 mezzo meno 4 mezzi, 1 meno 3 mezzi. Quindi dobbiamo risolvere in pratica l'integrale fra 1 e più infinito di x che moltiplica x quadro più 1 alla meno 3 mezzi. Te lo possiamo ancora scrivere come? Il limite per p che tende a più infinito, integrale fra 1 e p di x. Dunque, l'integrale è immediato, avete capito, del tipo f di x alla n per f', mancante di un 2 della derivata di x quadro più 1, che è 2x. Dunque, intanto lo riscrivo ancora una volta così. Cosa conviene in questi casi? Allora, risolvo a parte l'integrale indefinito, ne trovo una primitiva e poi lo rimetto fra 1 e p, faccio il limite. Allora, l'integrale di x che moltiplica x quadro più 1 alla meno 3 mezzi in dx, ed è tipo, ripeto, l'integrale di f di x alla n per f' di x in dx, la cui primitiva, lo ricordo, è f di x alla n più 1 fratto n più 1 più c. Qua ci metto un 2 che manca nella derivata di x quadro più 1, e fuori ovviamente lo compenso con un mezzo. E questo diventa un mezzo, attenzione, verrà x quadro più 1 f di x alla n più 1, quindi alla meno 3 mezzi più 1, diviso n più 1, meno 3 mezzi più 1. Vi ricordo che meno 3 mezzi più 1 è meno 3 mezzi più 2 mezzi, è meno un mezzo, quindi vuol dire un mezzo
che moltiplica il numeratore, abbiamo questo x quadro più 1 alla meno un mezzo, no? E sotto abbiamo meno un mezzo. Un mezzo, questo mezzo se ne vanno, rimane un meno x quadro più 1 alla meno un mezzo, ovvero rimane un meno 1 su radice quadrata x quadro più 1 più c con c costante reale. Quindi cosa sarà? Limite per p che tende a più infinito di, direi meno di lasciarlo e capirete perché, meno 1 su radice quadrata di x quadro più 1 tutto, comprendiamo, farà 1 e p, applichiamo il teorema fondamentale del calcolo integrale e caro Mattia abbiamo finito. Non capisco la difficoltà di questo. Abbiamo risolto lo stesso. Adesso Mattia spero che abbia capito, no? Fatemi un bel pollice verso l'alto, no? O anche uno verso il basso, uno verso l'alto, uno verso il basso. Non si può fare, credo che non si possa fare. O uno o l'altro, non si può. YouTube non ce lo permette di fare entrambe. Allora, applichiamo, abbiamo un. Dunque, la seconda parte sarebbe per il teorema fondamentale del calcolo, limite di meno 1 fatto radice di p quadro più 1, meno della regola, per questo meno più. 1 al quadrato 1 più 1 2, radice di 2 2, viene attenzione 1, occhio, allora abbiamo 1 fratto radice di 2, perché meno per meno più, occhio, perché abbiamo un 1 al quadrato 1 più 1 1, 1 al quadrato 1 più 1 2, radice di 2 2, 1 su radice di 2, meno, attenzione, il limite per p che tende a più infinito proprio di 1 fratto radice quadrata di p al quadrato più 1. Dove il meno, questo meno l'ho provato davanti al limite. Ma questo limite è nullo perché infinito al quadrato è infinito. Infinito più 1 infinito, radice di infinito è infinito, viene un 1 fratto radice di 2 meno questo limite che è 1 su infinito. 1 su più infinito sappiamo essere 0. Il risultato, pertanto, di questa integrale, che è appunto un numero finito, e questo ciò conferma il fatto che l'integrale è un'integrale convergente in senso improprio, è radice di 2 su 2, 1 fratto radice di 2. Radice di 2 su 2. Questo è il risultato finale di questo esercizio. Ringrazio Mattia, vi ringrazio, continuate, vi invito a mandarmi esercizi di vari argomenti, quello che volete. Non vi è, se niente, se è possibile risolvere un buon video, io ve li pubblico il sabato. Vi avverto, continueremo durante tutta l'estate, pubblicherò i video delle risposte del sabato, probabilmente magari mi fermerò la settimana di Ferragosto, è probabile, ma in ogni caso andrò avanti fino a, in maniera, come si dice, illimitatamente, in maniera illimitata, andrò avanti fino a che poi dopo inizierà la nuova stagione, magari cambieremo qualcosa, continuerò sempre il sabato a pubblicare, vedo che comunque hanno un buon successo questi video del sabato, un buon successo per i target del canale, chiaramente, vedo che li state apprezzando, e continuate quindi a mandarmi esercizi, sempre con le specifiche che vi ho chiesto. Buona domenica.